Io sono il pane della vita, dice il Signore. Chi viene a me non avrà fame. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo la folla disse a Gesù: quale segno tu compi perché vediamo e ti crediamo? Quale opere fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto: diede loro da mangiare un pane dal cielo. Rispose loro Gesù: in verità io vi dico, non è Mosè che vi ha dato il pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. Infatti, il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Gesù rispose loro: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Andare da Gesù, mangiare il pane che Egli ci dà e credere alle sue parole. Queste sono le tre condizioni particolari che noi ricaviamo dal Vangelo di Giovanni in questo capitolo sesto e il celebre discorso sull'Eucaristia. Quindi il tema eucaristico della Chiesa che parte da lontano, Giovanni spiega, promette, e loro all'inizio protestano, perché dicono: ma come, Mosè ci ha dato la manna nel deserto, ci ha sfamati lì dove potevamo morire, perché non c'era nulla da mangiare, e tu dici che ci dai un pane speciale, qual è questo pane? E alla fine Gesù spiega: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame. Fame di Dio che deve essere assecondata, deve essere soddisfatta. E voi mi potete dire: ma quei cristiani che non si accostano mai ai sacramenti, confessione e comunione, o addirittura quelli che non credono, come fanno davanti a Dio a trovare questo pane? E infatti lo lasciano, non lo trovano, non lo mangiano, e difficilmente riusciranno a superare il giudizio di Dio e quindi a entrare nella vita eterna. Eucaristia vuol dire ringraziamento, lode a Dio perché ci ha dato la vita, lode a Gesù perché ci ha salvato la vita per l'eternità. Lode allo Spirito Santo che scende nel cenacolo dove sono in preghiera la madre di Gesù e i suoi discepoli. Lode allo Spirito Santo che ogni giorno scende quando noi facciamo la nostra assemblea di preghiera, come in questo momento. Alita su di noi lo Spirito Santo, bussa al cuore di ciascuno, porta luce alla mente, ci ristora in questo cammino faticoso, ci libera dai peccati che incombono su di noi e tante volte distruggono l'anima. Allora è un cammino di fede che porta certamente alla salvezza eterna. Avete ascoltato il racconto di Stefano? Era uno dei giovanissimi discepoli, era diacono della Chiesa, era un annunziatore
chiaro e forte della parola di Gesù, ed era anche uno che faceva tanti segni straordinari, tanti miracoli, sicché quelli che non condividevano la fede dei primi cristiani e ce l'avevano a morte contro di lui, finché riescono ad accusarlo che vuole profanare il Tempio, che vuole distruggere la tradizione dei profeti e della legge, e riescono a farlo condannare a morte, alla lapidazione. C'è un giovane vicino lì dove avviene questa lapidazione, e quelli che tirano i sassi consegnano a lui il mantello per un momento, così sono più liberi di tirare i sassi. Saulo approvava, dicono gli Atti degli Apostoli, approvava questa lapidazione del giovane Stefano, che prima chiede a Dio non imputare ad essi questo peccato. Poi dice: io vedo il Figlio di Dio alla destra del Padre, nella gloria. Figuratemi, parla di una visione in quel momento in cui, secondo loro, deve morire perché ha bestemmiato, perché è contro Dio. È la contraddizione degli uomini ogni volta che si mettono proprio contro Dio, contro la parola di Dio, contro la Chiesa di Dio. E muore lapidato Stefano. Quelli che lo hanno lapidato, beh, non ci sono più. Uno però il Signore ha preso da in mezzo a quelli che approvavano la lapidazione, proprio quel Saulo. Quel Saulo diventerà Paolo. Gesù lo prenderà sulla via di Damasco e lo sgriderà: perché mi perseguiti? Finalmente Saulo vede Gesù, ascolta le parole, piange, anche se perde la vista, rimane cieco per 3 giorni, però nasce il gigante della evangelizzazione cristiana. Paolo rimarrà al primo posto fra tutti quelli che annunziano Gesù, lui che approvava la lapidazione di Santo Stefano. Poi per quella stessa fede ha dato la vita, e ora gode con Stefano quella gloria che il giovane martire morendo vedeva. E così, per entrare nella verità, a volte qualcuno deve pagare per noi. Ma sì, Gesù ha pagato, la Madonna ha pagato, i santi hanno pagato. Direi che è bello che è pronto questo regno della gloria del Signore anche per noi. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci.